Abbiamo scelto questa casa, cercavamo una casa a Rimini, intorno a Rimini. Avevamo una lunga possibilità, poteva andare da Sant'Arcangelo fino a Cattolica e poteva essere ovunque. L'importante è che ci fosse uno spazio dove poter provare il teatro, quello che in quel momento lì avevamo appena fondato, che era Motus, quindi uno spazio per noi vitale per la nostra vita normale e anche per poter continuare a fare teatro. Abbiamo trovato questa casa dopo una lunga ricerca e ci è sembrato il posto giusto, il posto in campagna come desideravamo, il posto in cui potevamo anche ospitare altre persone, isolato e con una piccola cantina che poteva essere trasformata in sala prove. E per noi allora l'unica maniera per poter far teatro era essere indipendenti ed avere un luogo nostro, non essere legati a delle istituzioni o degli spazi pubblici che ci davano degli orari, che ci chiedevano qualcosa in cambio. Dall'inizio per noi il teatro doveva essere uno spazio di libertà, magari per vivere facevamo altri lavori, però il teatro doveva essere il luogo in cui non dovevamo avere alcun limite. Deciso di fondare un piccolo gruppo con altri tre artisti, giovani attori e artisti che avevamo conosciuto. Uno veniva sempre dall'esperienza di Urbino, un altro dal Dams di Bologna, poi un musicista. E inizialmente questo primo gruppo si chiamava Opere dell'Ingegno e da lì però, dal momento in cui abbiamo deciso di cambiare nome, di chiamarci Motus, è come se fosse scattato qualcosa. È come se si fosse acceso, avessimo cominciato a cercare qualcosa di diverso, questa idea di movimento, questa attrazione continua per il moto, per il moto mentale ma anche fisico. Fin dall'inizio c'è stata questa tensione a volere coinvolgere persone, andare verso mondi sconosciuti e anche verso lo straniero. Però è nato questa idea di conoscere, in Italia l'immigrazione è un fenomeno recente, parliamo del fine anni 80, primi 90, e quindi quando hanno iniziato ad arrivare queste persone, per noi, per la nostra attitudine, per il desiderio di apertura che abbiamo sempre avuto, è stato quasi naturale andare verso di loro, incontrarli e cercare di organizzare qualcosa insieme a loro. Infatti abbiamo tenuto un workshop, abbiamo organizzato un incontro con il DAMS, con l'Università di Bologna, ed era proprio, per noi è stato un grosso impegno, anche forse sovradimensionato per l'esperienza che avevamo, che però sentivamo necessaria. Siamo arrivati al titolo di questo del libro e abbiamo deciso di intitolarlo così, Hello Stranger, perché abbiamo pensato che se c'era una frase che poteva meglio accogliere o sintetizzare tutto il nostro percorso di lavoro di 25 anni, era proprio questa piccola frase, l'idea di essere aperti allo sconosciuto in senso etnico, geografico, ma anche allo straniero che abbiamo dentro. Il titolo del nostro ultimo lavoro è Panorama, ma prima di arrivare, di pensare al titolo, è molto più importante quello che è accaduto, l'incontro. Non siamo partiti dal titolo, ma quello che è accaduto a New York, incontrando gli attori della Grey Jones Rap Company, è stato per noi fulminante, ma a tutti gli attori, non soltanto le sei persone che poi sono nello spettacolo, i sei attori. Tutti abbiamo incontrato più di 20 attori e abbiamo intervistato 20 persone che fanno parte della Grey Jones. E abbiamo intervistato tutti, e in queste interviste con queste persone in un certo modo è cambiato anche la nostra conoscenza della Grey Jones, della mamma, di chi era Ellie Stewart e
chi sono queste persone dietro a questo nome. E abbiamo visto un panorama, abbiamo visto una visione multipla, una visione tutti diversi, ma tutti con degli aneddoti e delle storie in comune. E quindi abbiamo proprio visto un grande panorama, una panorama umano, ecco, in questo caso, dando una declinazione al panorama, non tanto un panorama solo di visione, ma anche proprio di diversità, di umanità diversa. Ovviamente poi da qui le persone che abbiamo coinvolto sono anche persone che hanno provenienze di diverse razze, di diverse nazionalità, con background diversissimi, quindi a questo punto si tratta anche di border, di panorami invece che vanno a parlare anche del confine fisico degli stati, ma questo è venuto in un secondo momento. La prima idea proprio del panorama era più per un panorama umano. Ma tutte le storie, anche col fatto che sono scambiate, che sono mescolate fra di loro, diventano potenti e tutti hanno la loro bellezza, il loro spazio di forza. Non c'è una gerarchia ed è abbattuto delle barriere, perché molte volte anche nel teatro ci sono queste barriere. Anche dentro gli spettacoli ci sono gerarchie e barriere. E la cosa bella che tutti proprio riconoscono è che in questo lavoro si sente questo spirito comune. Cioè eravamo tutte persone diverse che insieme riuscivamo a fare un uno, un unico, un qualcosa che era coeso. E ancora in questo caso la forza era che noi eravamo insieme 24 ore al giorno, più o meno. Molto spesso dormivamo anche qui in casa o noi andavamo a casa delle altre persone, quindi non si tratta più di un gruppo teatrale, ma si tratta proprio di una quasi una famiglia, di un qualcosa di più, di una condividere tutto nel bene e nel male. Non ho molta difficoltà a pensare la mia arte come qualcosa di completamente staccato dal mondo, perché i confini in tutti i campi, anche in quello artistico, sono delle prigioni, non permettono di avere appunto una vista, di vedere lontano. Non è un caso che abbiamo chiamato l'ultimo spettacolo Panorama. L'idea di avere questa possibilità di vedere senza sbarramenti, vedere l'infinito, non avere barriere davanti. Questa idea di vedere tutto, ma non è un'idea presuntuosa di controllare il mondo, ma semplicemente di poter vedere e respirare il mondo, respirare. Quindi i muri che vengono costruiti per dividere i popoli, le nazionalità, le nazioni sono inconcepibili da tutti i punti di vista, quindi qualcosa contro cui io continuerò a lottare per tutta l'esistenza fino a che avrò la forza di fare qualcosa. Poi è questione anche di essere curiosi, cioè di voler conoscere, no? Conoscere la non, conoscere lo sconosciuto, conoscere l'altro, conoscere se stessi. Per noi la forza è sempre stata quella di cercare di creare una collettività, molto spesso direi più di artisti che di teatranti, di artisti che vive in un certo modo la stessa esperienza allo stesso livello e che dà la propria abilità, il proprio saper fare in una direzione o in un'altra per realizzare un progetto. E poi ancora oggi sento che è questo che facciamo, cerchiamo sempre di creare comunque un'empatia con le persone con cui lavoriamo. Per un artista è importante cercare di fare qualcosa rispetto a quello che sono le urgenze o le contraddizioni, al buttare sale nelle ferite della società in cui vive. Non solo denunciare, non solo essere contro, non solo lamentarsi o piangere, ma trovare il modo con il proprio stare, con il proprio essere, con il proprio corpo di resistere in modo anche positivo.
però appunto dall'isolamento di questa casa, che è sempre stata molto aperta, che ha ospitato sempre tantissime persone comunque, per noi poi l'impulso era prendere l'energia da qua per poi condividerla o andare verso gli altri, andare verso lo stranger.